A livello regionale, quali strategie per valorizzare il territorio e quali sono gli obiettivi e magari anche quello che è stato fatto fino ad oggi? Ma diciamo intanto che siamo di fronte ad un compito importante e fondamentale per il rilancio dell'Abruzzo, sia dal punto di vista culturale che turistico. Noi gestiamo un territorio che presenta una densità di opere d'arte importantissima. Abbiamo questa attività del Centro Regionale Beni Culturali di Sulmona. Adesso a settembre inaugureremo il Portale della Cultura, che raccoglierà tutte le eccellenze dei monumenti più importanti attraverso una nuova veste, diciamo così, una nuova impaginazione, attraverso dei link, attraverso anche dei modi di comunicazione che sono quelli del QR code, eccetera, attraverso la visualizzazione dei monumenti con delle tecniche, diciamo, digitali importanti. Abbiamo per esempio in mente, anzi stiamo realizzando il museo diffuso, il museo all'aperto, cioè questo cominciare ad evidenziare quali sono i percorsi all'interno della città, quali sono i percorsi medievali, quelli rinascimentali, e quindi attraverso questi percorsi narrare attraverso, diciamo, dei totem o delle cose, e qui con questi poi realizzare dei QR code che ci consentono poi di avere una visione più allargata del bene culturale. E poi c'è anche questa cultura del territorio che noi vorremmo portare a scuola attraverso questa educazione che si deve esplicitare soprattutto nelle nuove generazioni. La cultura del territorio è che se oggi noi volessimo studiare, che ne so, il campanile di Camprio o l'altare di Sebastiano da Como, potremmo mettere in relazione alla Lombardia e quindi creare questi momenti di raccordo che fanno capire come la microstoria, cioè la storia di una piccola realtà comunale che magari è stata, ha visto anche la venuta di Margherita d'Austria oppure il vescovato tra Ortone e Campri, quindi con elementi importanti anche a livello di beni, pensiamo alla reliquia di San Tommaso, dell'Apostolo Tommaso Ortone, e pensiamo alla Scala Santa che è una delle 18 scale presenti al mondo, quindi voglio dire abbiamo tanto di materiale su cui lavorare.